Buongiorno a tutti, siamo di nuovo indoor come vedete perché fa freddissimo fuori e quindi io e Bino abbiamo deciso di non surgelarci perché le prime volte ero molto temeraria, anni fa quando abbiamo iniziato, qualsiasi temperatura fuori, voi la giacchetta, adesso non c'ho più voglia sinceramente e intanto qua si sta bene. Cosa volevo dirvi? Oggi vi parlo di un corso, un ultimo nato, la mia creatura, l'ultima mia creatura, che è un corso di aromaterapia base. Mi è stato chiesto di fare questo corso, di strutturare questo corso per andare a insegnarlo a tecnici, diciamo, dell'RSA, quindi per OSS, infermieri, eccetera. E man mano che l'ho preparato, perché io aromaterapia, essendo naturopata, vabbè, io poi la studio da tantissimi anni, mi piace un sacco e vedete, infatti faccio anche tanti video, no, sugli oli essenziali, però non avevo mai pensato di insegnarlo. Lo spunto è stato questo, mi è stato chiesto di fare questo corso, ho pensato, ho detto ma magari sì, e poi man mano che lo facevo ho detto ma guarda, me lo strutturo anche con delle parti anche di kinesiologia per renderlo fruibile e per trasferire alle persone, per il poco tempo che dura questo corso, perché dura una sola giornata, però un pochino di rudimenti di una cosa e dell'altra. Quindi è un corso dove io parlo di aromaterapia, i benefici dell'aromaterapia con gli oli essenziali, diciamo quelli primari, quelli che vengono usati per la maggior parte delle volte, anche, non so, venivano usati anche dalle nonne. E si va a vedere però diciamo il compendio che può essere dato da tecniche di kinesiologia che vanno a supportare quello per cui serve l'olio. Quindi ci sarà una parte teorica dove io parlerò e spiegherò gli oli a che cosa servono, proprio nella la parte proprio tecnica degli oli, non so, l'olio di lavanda che rilassa, l'olio di limone serve invece per dare energia, per concentrarsi, eccetera, eccetera. Nella parte più tecnica degli oli, proprio per la funzionalità organica e fisiologica che danno come spinta, e poi però ci sarà un ampio spazio anche per l'aromaterapia sottile che io tanto amo, di cui vi parlo sempre, che è l'aromaterapia dove si va a vedere l'olio, come va a agire sull'anima, sul nostro stato d'animo, sulle nostre emozioni, la parte anche emotiva che è ancora diversa. E poi ci sarà l'abbinamento con le tecniche di kinesiologia. Quindi, se siete curiosi di fare un corso di una giornatina, guardate il link in descrizione, mi scrivete. Oppure, ecco, vi ricordo una cosa: se invece siete curiosi di fiori di Bach e aromaterapia e cristalloterapia e vari tipi di tecniche che io propongo, potete andare su YouTube, sul mio canale YouTube e trovate le playlist. Quindi ci sarà la playlist Fiori di Bach, la playlist Cristalloterapia, la playlist in questo caso Aromaterapia, dove io parlerò di un olio sull'altro. Quindi questo è il servizio che vi dono, vi ringrazio di avermi ascoltato e come sempre, sempre.